Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Io sono Fox, oggi andiamo a testare queste celle 18650 che ho in magazzino da circa un annetto. Sono quasi tutte celle ricondizionate. Andiamo a vedere quante ancora sono buone, quelle che non sono più buone le andiamo a buttare, quelle che sono buone le mettiamo da parte e poi li andiamo nuovamente a testare. Fammi compagnia, dai, andiamo. Spostiamo questo, prendiamo il voltmetro e andiamo a misurare i voltaggi delle celle. Allora, qui in questo lotto ho celle di vario brand. Ci sono Panasonic, ci sono Sanyo, ci sono Sony, c'è qualche forse LG, poi ne ho molte altre ma sono in scatole differenti. E allora iniziamo da questo scatolino, mettiamoci in maniera buona. Ok, andiamo a vedere se sono ancora buone. 3,73, perfetto, questa va bene, queste due sono unite, 3,67 e 3,20, e questa è anche buona, questa. Bene ragazzi, come visto ho testato tutte queste. Queste sono delle normali Ion. Ora ci sono queste che sembrano uguali, come vedi, ma non lo sono, perché queste sono l'IFE PO4. Eccole qui. Sono sempre 18650, sempre l'IFE PO4. E allora andiamole a mettere a favore di camera e andiamo a misurare i voltaggi. 3,3 volt, bene, questi ovviamente non arrivano a 4 volt, vanno dai 3 ai 3,5 massimo. Fino ad ora ne ho provati 4, sono tutti 3,3 3,3 3,3. cosa cambia? Cambia ragazzi la chimica, cambia anche il funzionamento stesso, cambia il controllo, perché i BMS devono essere differenti. Questa è un volto e 9. Mettiamola da parte e continuiamo. Bene ragazzi, ho finito anche di testare le LIFE PO4. Sono quasi tutte, ne ho dovuto buttare se non sbaglio solo una delle LIFE PO4, invece una decina di quelle normali Li-Ion. Parliamo però ovviamente di celle anche vecchiotte, da anni, alcune anche da anni che sono in questo vassoio, che non avevo avuto ancora il tempo di andarle a testare e provare. Per quanto riguarda le capacità, dipende da cella a cella. Ci sono per esempio le LIFE PO4 come questa, hanno 1200, 2200, 1100, 1200. Invece le altre arrivano, quelle normali Li-Ion, ci sono sotto i 1000, ci sono sopra i 1500, sopra i 2000, però non oltre 2002-2003 mAh effettivi, però parliamo Poi ne ho altri dove lì ragazzi ci divertiamo,
lì si arriva anche a 2006, 2007, 2008, 2009, anche qualcuna da 3000, tutte ovviamente ricondizionate. Se poi vogliamo c'è le nuove Samsung ed LG che da 2000, da 3004, 3005 e anche da 3000 mAh. Poi nella qua nella mischia ho anche queste, sono le Slim da 2200 mAh, non sono LiFePO 4 ma sono normali Li-ion. Ok, allora qual è il secondo passo dopo aver diciamo testato o meglio misurato i voltaggi delle celle? Parliamo però ragazzi delle normali, eh? Queste LiFePO 4 hanno diciamo lo stesso metodo di catalogazione, però in questo momento parliamo delle standard Li-ion, che sono quelle che potrai trovare ovunque. Le troverai nelle batterie per i portatili, batterie di bici elettriche, monopattini elettrici, avvitatori, elettroutensili. Questi sono molto più particolari, si utilizzano solo in ambiti, diciamo, più particolari e infatti sono meno reperibili di queste. E allora, per andarli a catalogare in maniera corretta, cosa devi fare? Devi avere uno dei fascicoli, li trovi su Amazon. Questi sono 6S, 7S. C'è anche questo che è il 10S, però è in inglese, però se cerchi c'è anche in italiano. Facciamo conto di utilizzare questo. Pacco batteria 7S. Questo è il mio fascicolo. E lo andiamo ad aprire e andiamo nella sezione dedicata alle celle. Eccola qui. Questa è la sezione dedicata alle varie celle commerciali, suddivise per brand, per numero, diciamo, di modello, per colore della cover esterna e in più del cartoncino anteriore. Facciamo finta di prendere questa. Perfetto, questa è una Samsung. Vediamo se la troviamo in lista. Andiamo su Samsung. Questo è un metodo ottimo per poterle catalogare e vedere se sono ragazzi originali, perché tante volte cambiano i colori della cover, il colore della cartina e questo cosa vuol dire? Che non sono originali al 100%. E allora questa è la ICR 18650 22E. Eccola qui, ICR 18650 22E, dimensione 18650, colore della guaina Teal. Eccola qui, e come vedi dall'immagine ci assomiglia, è lui, verde acqua. Colore della cartoncino superiore bianco, e infatti qua mi dà bianco. Perciò ragazzi, questa è una cella 18650 originale, originale Samsung. E allora, questa ragazzi è una Sanyo, non è Panasonic, non è LG, è una Sanyo. Da dove lo capisco? Dal colore. E allora andiamo su Sanyo e infatti eccole qui. E il modello qui non si legge bene, perciò io vado a sfruttare il fascicolo. Colore rosso di cover, colore verdino del cartoncino. Perciò vado a cercare rosso e colore verdino del cartoncino. Green light, eccola qui. Questa è una UR18650Y. Red e green chiaro, eccola qui. Ora proviamo a prenderne un'altra, sempre Sanyo, che è questa, però questa ha verde, verde standard, perciò rossa con verde standard, FK. Vediamo, e infatti ragazzi, FK.
Questi fascicoli ti ricordo che li trovi online su Amazon e eventualmente ti ricordo il corso, l'unico corso italiano sulla categoria batterie litio customizzazione, si chiama Battery Maker. Vai su www.ledlightshop.it, sotto ti lascio tutti i link. Oggi in questo periodo sono a prezzo scontato. È l'unico corso italiano sulla tecnologia batterie litio. Ti spiego in semplici passi come avviare un laboratorio, che vuoi che sia professionale, cioè per lavoro o per fai da te, per passatempo, per passione. Quali componentistiche devi utilizzare, come si vanno ad assemblare le batterie e come acquistare, cosa acquistare, sia come materiale che come attrezzatura. Questo e tanto altro, ragazzi, lo trovi sul corso dedicato alle batterie litio. Se il video ti è piaciuto, like, ciao e al prossimo video.